a Giorgio Perinetti. Buonasera Giorgio. Buonasera, buonasera direttore. Direttore, è insomma il calcio siciliano, stavolta però dal profilo dell'Etna, sta vivendo un momento epocale, lei che insomma il calcio siciliano lo conosce benissimo. Ma mi pare è evidente, insomma, dal grandissimo campionato catanese. Il Palermo ha fatto un campionato forse inferiore alle attese, però nelle ultime stagioni ha fatto molto bene. E poi vediamo, insomma, squadre che stanno andando bene come Trapani, Siracusa, che stanno lottando per salire in B, quindi mi sembra un calcio assolutamente vivo, assolutamente importante. Senta, ma lei che conosce così bene il calcio italiano, ma c'è questa marcata possibilità che questa stagione il Catania possa davvero provare un salto verso l'Europa, oppure rimarrà probabilmente soltanto una speranza? Hai i numeri, hai i giocatori? Tanto guardi, no, i numeri e dei fatti, quello che sta facendo il Catania è nei fatti, non è una sensazione ormai, no? Perché manca una giornata alla fine, quindi il campionato del Catania è di assoluto prim'ordine, questo perché è una società oculata che ha lavorato sempre in profondità, mettendo pezzo su pezzo ogni anno, anche perdendo qualche giocatore per le cessioni, però sempre investendo su giocatori indubbiamente interessanti. La società strutturata, che ha avuto lungimiranza creando un centro sportivo di prim'ordine, che è comunque significa dare futuro, significa anche qualche punto in più a fine anno, perché una casa di proprietà è ancora più importante lo stadio, insomma, di avere un centro sportivo. Oggi si parla sempre di stadi che sono determinanti, però sicuramente il centro sportivo è importante, come ha fatto il Catania, è una prova del punto di forza di lungimiranza. È una squadra forte, con un Montella che sono, sicuramente c'è una rivelazione tra gli allenatori, quindi sta governando con grande sapienza una squadra che dimostra tutte le domeniche il suo valore. Ora, dire dove può arrivare complicato, è difficile, nel senso che è chiaro che mano a mano che poi l'obiettivo San Luis è super raggiunto, adesso si può pensare diversamente, ma è chiaro che quando l'obiettivo va a concretizzarsi aumenta la responsabilità, si sente di più il peso dell'attenzione, della voglia di fare qualcosa di veramente importante, e le cose cominciano a diventare ancora più difficili. Però se questa squadra riesce a stare lontana, così da sentire obbligato un traguardo, ma cercandolo, continuando a fare prestazioni importanti, si può trovare anche con una clamorosa e gradita sorpresa, perché insomma, fare una partecipazione alle coppe è un sinonimo di crescita per la società e per la squadra stessa, insomma. Perinetti, un suo futuro in Sicilia imminente è un'utopia, una favola, o probabilmente ha qualcosa in più di un racconto di pourparlers da bar? Il destino mi ha dato la Sicilia nei vari tempi della mia vita, sempre dall'amicizia con Angelo Massimino, che fu un'amicizia importante, la promozione Sicilia del Catania, poi matrimoni e figli siciliani, poi l'esperienza nel Palermo, insomma, io la Sicilia sono legato così da tante cose. È chiaro che un giorno uno pensa di tornare, però questo giorno è vicinissimo o più lontano, sinceramente è difficile da dire per tanti motivi. Tra l'altro la mia squadra, che è il Siena, sta lottando un campionato difficilissimo per la salvezza, che quest'anno veramente è dura. E quindi il pensiero deve essere professionalmente a arrivare al 13 maggio con Siena salvo, poi certamente si faranno le valutazioni e si vedrà cosa può accadere. Perinetti, lei crede veramente che la storia fra Nino Pulvirenti e Pietro Lo Monaco sia finita così? No, io non lo credo, credo che si riaprirà tutto, però io questo lo credo senza avere elementi, per una sensazione e per un'altra. Credo che sono due grandi personaggi, hanno fatto tanto bene del Catania, di Catania, però nella vita si divorzia anche, succede, adesso io non ho elementi per dire cosa succederà. Io sono fiducioso che il rapporto possa continuare. E se per caso invece questa storia non dovesse continuare, lei si vede un giorno qua alle pendici dell'Etna?
si è detto prima, no? Commentare le ipotesi non è corretto, no? Non è corretto assolutamente, però cioè dire astrattamente se uno, ho detto, se un giorno lo Monaco lascerà il Catania, deciderà di lasciare il Catania, credo il Catania sia una società ambita da chiunque faccia la mia professione, il mio mestiere, faccia il direttore sportivo, faccia il dirigente, questo lo dico in senso generale chiaramente. Anche se in percentuale si dice che lei probabilmente ha una sponda un po' più vicina dall'altro lato, nella Conca d'Oro probabilmente, che sarebbe anche un ritorno. Ma è vera questa storia di questo contratto per 2 anni, Perinetti, che è stato proposto? Oppure ancora non se ne può parlare? Com'è sta storia qui? Che qua anche a Palermo, insomma, noi ci vedo in tutta la Sicilia, no? E ci seguono un po' dappertutto Italia. Insomma. Ma io ho detto, cioè, che io un giorno decido di tornare in Sicilia, ho fatto sempre dichiarato, perché detto, sono troppe le cose che mi legano alla Sicilia, però adesso ho da portare a termine una missione, diciamo, comunque un compito che è quello per cui sono stato preso, quello di cercare di salvare il Siena. E poi dopo col Siena mi metterà a tavolino, io ho ancora un anno di contratto col Siena, ma se abbiamo deciso che a fine campionato, come sempre, riflettiamo sulla situazione e poi vediamo se c'è il caso di andare avanti o meno e eventualmente poi dove andare. Quindi se avrò delle richieste ovviamente, quindi è un discorso che è difficile fare, ripeto, a me commentare le ipotesi viene male. È complicato, vero? È molto complicato, bisogna capire che è già... È importante rimanere concentrati sulla salvezza del Siena. Poi certamente se le cose andranno bene, io parlerò con la mia società, vedrò cosa da farci e poi valuteremo quelle che sono le opportunità, le possibilità. Grazie direttore, grazie per il suo intervento. E a proposito direttore, insomma, in bocca al lupo per la sua carriera e poi carriera. Lei ha avuto a che fare con giocatori del calibro di Maradona, ha avuto la possibilità di... Io ho avuto la fortuna nella mia vita di stare vicino, sì, di vedere giocare da pochi metri Maradona, Zidane, Falcao. Ma è vera questa storia che è stato lei a comunicargli quando fu la prima squalifica? Quella è stata purtroppo una triste giornata, perché significava la fine di un mito calcisticamente parlando, almeno dal punto di vista di calciatore. Ma fu lei davvero a dargli la notizia? Fu lei a dargli... Abbiamo visto anche tanti momenti belli e quindi ricordo così questo, ricordo anche la famoso spareggio a Catania con la gioia di Massimino che ringraziava Roma, io ero un giovane dirigente a Roma, lui ringraziava a Roma per l'ospitalità che gli aveva dato a Trigori. E quindi il calcio è bello vivere queste emozioni, queste situazioni in qualsiasi categoria, perché poi insomma tanti legami alla fine prima o poi si possono pur sempre riallacciare. Perinetti, tanti in bocca al lupo al calcio siciliano, in bocca al lupo anche a lei, ci saluti anche insomma, un sogno europeo. Sarebbe molto bello vedere naturalmente così una squadra siciliana ancora in Europa. E allora insomma noi le facciamo tanti in bocca al lupo, non ne ha bisogno, e tanti auguri. Ci saluti naturalmente Ciro Femiano, che è un nostro carissimo amico, nonché suo fidato collaboratore. Grazie ancora a Perinetti e noi naturalmente le auguriamo le migliori fortune.